Benvenuti ad una nuova edizione su tg10.it. Queste le notizie di oggi. Trovano conferma anche dalla prefettura di Caltanissetta le richieste al governo nazionale sulla vertenza Gela avanzate lo scorso fine settimana dal presidente della regione, dal sindaco messinese e dai sindacati. Ieri all'ufficio territoriale del governo si è tenuto un vertice convocato dal prefetto Maria Teresa Cucinò, che ha messo attorno ad un tavolo gli assessorati regionali alle attività produttive e al lavoro, Convindustria, Lega Coop, CGL, CISL, UIL, rappresentanti della raffineria di Gela, Sindial ed una delegazione di lavoratori dell'indotto. Per il comune erano presenti anche il sindaco messinese e l'assessore siciliano. Partiranno dei tavoli tecnici alla regione per individuare le misure più adeguate per ogni azienda. Una verifica verrà avviata contestualmente sulle coperture della cassa integrazione in deroga in scadenza a fine mese. Si dota di un nuovo elenco di imprese il comune di Gela. Il settore lavori pubblici ha pubblicato il relativo avviso per il quale le ditte interessate all'affidamento di lavoro mediante procedura negoziata a cottimo fiduciario e procedura ristretta semplificata e dovranno produrre entro il prossimo 11 gennaio un'unica istanza dichiarazione in carta libera sul modello scaricabile dal sito internet del comune di Gela. I requisiti necessari sono quelli di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnico, professionale ed economico. Finanziario. L'elenco subirà un aggiornamento dinamico ogni anno alla fine di gennaio. Continua nei locali del Museo Archeologico Regionale di Gela fino al 20 dicembre la mostra d'arte contemporanea mediterranea al cura di Salvatore Pallagreco. L'iniziativa è dell'Accademia Internazionale Città di Roma, presieduta in Sicilia da Maria Ventura. Seconda mostra Presepi in Comune, realizzata dalle scuole locali, promossa dall'associazione turistica Proloco Gela. Si terrà dal prossimo 19 dicembre al 6 gennaio al Palazzo di Città. Previsti intrattenimenti e degustazioni. L'ingresso è libero. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro portale www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni. Day or two ago, I thought I'd take a ride.